Ciao a tutti, io sono Valeria. Io sono Widi, questo è The Widers ed oggi siamo tornati con un nuovo video e oggi abbiamo tipo una marea veramente infiniti Chupa Chups. Quindi niente, la sfida che faremo sarà di mangiarne il più possibile per più tempo possibile. Chi perderà, quindi se ne avrà mangiati di meno, dovrà fare una penitenza. Come sarà la penitenza, Lu? Allora, io propongo questa cosa, e cioè che dovrà dichiararsi ad una persona. Ora però, se la persona la scelgo io e perdo io, è troppo semplice. Quindi io la scelgo per te e tu per me. Secondo me dovremmo sceglierla a vicenda per l'altro, che viene una bomba. E io sono un po' preoccupata, perché mi fanno mal denti. Io già so chi dovrai chiamare, già so che vincerò perché cioè, io posso mangiare mille, lui se è challenge fa ma sempre schifo. Ma sei dubito che tu ne possa quindi mangiare quindi penso se essere cattivissimo e farti chiamare qualche tuo ex a cui ti sei legata male, male. Ma non è neanche iniziato, già pensi a chi. Vabbè cioè, dai, iniziamo a mangiarle allora, anzi iniziamo a scattare. Di scattare è tanto più. Bella... Vai. Cioè, però scegliamo dei gusti insomma carini, no? Ok, Widers, abbiamo iniziato a prenderne 5 a testa. Questi sono i miei 5 che ho scelto e sono panna e fragola, fragola, arancia, ciliegia e vaniglia. Vaniglia non piace tanto, però ci sta. Tu quale hai preso, Lu? Io ho preso panna e fragola, una fragola, no, due a fragola e uno all'arancia. Che sarà quello del sapore disperato di quando stai per morire, quindi anni. Da piccolo per me era un trauma, dovevo chiedere a mia madre, non capivo come si dovevano aprire queste cose. Qua l'ho scartato, ti vedo un po' di più. Molto bene, amore. Sono easy, la scartata. Cosa mi hai detto? Da piccolo dovevi essere aiutato. Ma solo da piccolo, siamo sicuri? Non ci riesco, questo è incartato troppo. Hanno messo la colla, non lo so, non si apre. Lui da piccolo doveva assolutamente essere fatto. Oh! Olè. Olè, guarda qua. Eccoli qui posizionati, guardate come sono carini e super estetici. Sì, questo arancione è rotto. Perché è rotto? Perché è tuo, ovviamente. Perché mi è capitato quello rosso? Questa è la scatola con dentro tutti i Chupa Chups. Cioè, se riusciamo, ne mangeremo tipo il più possibile da qui dentro. C'è anche il gusto Coca-Cola che non abbiamo totalmente preso in considerazione. Era il mio prefe. Però iniziamo e vediamo un po' come va. Ok, Widers, metto il frontino così che non mi vanno tipo tutti i capelli in faccia e me li mangio assieme ai Chupa Chups. E io tenterò il metodo, cioè tutti insieme, tipo pianto ricco, mi ci ficco. Secondo me è l'idea peggiore per rimanere nella tua vita. E proviamo tipo a prendere tutti insieme. Allora, secondo me questo mi porterà alla vittoria. Secondo me ti porterà alle carie. Però ok, io inizio con questo, mo scopro gusto. Non lo capisco, fragola. Tu credi mi sta andando lento? Non è una tattica vincente, la tattica vincente è morderli. Se inizio a leccarli o succhiarli finisci da 2 ore a Chupa Chups, quindi... Però mi sento di sprecarli a morderli. No. Perché è bello... Cioè che ti fanno compagnia per un'ora. Buoni. Lu, ti avanti tanto, siamo 1-0. Tu sei la lentezza in persona. È buonissimo. E continuiamo così. Adesso mangio quello tutto frantumato, l'arancia. Ma era vero porca la tua tecnica di averli più insieme. Dice la tecnica vincente. Uno, finito. Widers, qual è il vostro gusto preferito di Chupa Chups? Ovviamente non è nessuna sponsor, magari Chupa Chups ti amo. Ma dammi le caramelle. Ma questa l'idea generale di Luisa, guardate la fine che hanno fatto i miei Chupa Chups. Cioè che gusto è? Gusto carta igienica. Molto buono. Buono, sei la peggiore. Perché questa idea di scartarli prima? Cioè, vedete, c'è la carta appiccicata sopra. Adesso mangerò la carta igienica. In gredi sei così scarsa che magari non questo perché è pieno di carta igienica, ma gli altri me li godrò proprio con calma, cille, tanto sei la lentezza. Io non capisco perché quando fanno questi video inizia a ballare. Ti crea ritmo a mangiare. Qual è il ritmo che fai? Allora, prima cosa, sto a 2. Seconda cosa, mi sono attaccato tutti i denti. Ma che forma assurdo! È la cosa più schifosa del mondo. Geniale, ma mi faccio la forma a cuore.
Sta bene un cuore. Allora, ora voglio provare tutti i sapori insieme. È un'idea pessima mischiare i sapori, tu non va per niente bene, cioè come mischiarli? È più buono oppure non si capisce il sapore del... No, sono buonissimi. No. Allora, io sto al mio quinto, questo però non era sapore chill, tanto già lo so che lui sapesse si fermerà perché uno è dentro ultrasensibili, due ha lo stomaco minuscolo e tre troppe caramelle la disgustano, quindi davvero non ha senso che inizi a mangiare a profusione dato che lui sta ancora a tre o a quattro. Lui mi ha fatto una sfida, dato che ti vedo in difficoltà e non voglio umiliarti tantissimo e ti voglio dare una chance di vittoria, a te rimangono due, a me uno. Al posto di prendere tutti questi altri, dato che già lo so che non riuscirò proprio questi a mangiare, facciamo così: io devo finire questo e tu questi due, chi finisce prima vince. Ma io ho due. Non aspetti la mia spiegazione. Io potrò solo leccarlo, succhiarlo. Tu invece puoi usare i denti, lo puoi masticare. Ok, va bene. Mi sembra presente Squid Game, il gioco di biscotto e quello da lecca alla fine per prendere la forma. Però è molto Squid Game, ti mangi chi perde muore, chi è più lento muore. Okay. Sembra una sfida carina questa. Nuova challenge, l'ultimo che perde muore. Ci stanno i tipi di Squid Game dietro di noi, l'ultimo che finisce viene fucilato. Ok, basta, stiamo scherzando ovviamente. Che fai? Ma stai mordendo! Apri la bocca. Fammi finire. La lingua aperta. Se stai succhiando non è in pezzi in bocca. Apri la bocca. Apri. L'ho finito. Tu dormi. Sei lenta. Apri la bocca. Ma guarda, è barato. Ma quando mai? Non ho mai barato nella mia vita. Le fa una colla, mi serve. Le fa una colla. Il barato. Ma non ho barato. Ci stanno le clip, testimonia. Non l'ho morso, l'ho solo succhiato. Ok, ho barato, l'ho mangiato. Ma mi ero dimenticato. A un certo punto mi potevo sportare al morso. Allora, hai barato e quindi per legge hai vinto. Hai perso. Per legge ho vinto. Per legge ti ho detto. E invece? Ho vinto. Perché tu non hai finito. E non lo finirai. Allora seguo io la persona. Famo così, ho vinto io. Però non vale Dex. Non posso farti chiamare Dex. Vai, ok. Ok. Mm-hmm. Sarà 10.000 volte più facile il previsto, però top, ok. Ti lascio mangiare, io penso un po' a chi puoi fare questa bella call. Ok, Wither, se sto chiamando un nostro amico, quindi Frank si chiama e vedremo come andrà a finire. Pronto? Ehi, come va? Chi è? Sono Luisa. Luisa? Mm-hmm. Scusa, ho cambiato il telefono, non più largo. Ti ho cambiato telefono, devi... Ah, ok, pronto? Sì. Porca ragazza, che vedo il muro. Sono vista di Widi. Oh no, cazzo. Cambio il telefono. Come stai? Bene, tu? Tutto bene. Senti... Ti voglio dire una cosa? Sì. Allora, fate questo. E che praticamente stavo parlando con Valerio. Stavo dicendo, cazzo, c'ho sto numero Franktopia. Dice, ma perché ce l'ho salvato così? Poi mi è tornato in mente un sacco di tipo ricordi, di momenti passati insieme. Sì. Aspetta, se dovremmo ripassarne altri. Nel che senso? Ci può vederci uscire. Ma sai che sto a Milano adesso? No. Cazzo. Vabbè, ti raggiungo. Ok, ci organizziamo.
Intanto ho fatto anche globale, sì, non mi fa piacere. Ci organizziamo, ci siamo insieme. Yes. Solo io e te però, Valerio. Sì. Ah, ok, questa. Vabbè, allora ci aggiorniamo. Yes. Ok. Ciao, ciao. Ciao. Non ci credo, non ci credo, l'hai fatto malissimo, lo scherzo peggiore che hai fatto nella tua vita, sei scarsa proprio, ho dovuto mettere io il microfono e dirti i suggerimenti, non ci siamo, però c'è cascato, tu non riconosci la sua voce, ma lo sentiamo da tipo 30 anni, ma non è vero, io lo sentivo tipo sempre, ma lui, non è lui, comunque Withers niente, lui si è perso e manco ci fa uno scherzo, di richiamiamolo, diciamo che era un prank, allora richiamiamolo, ma l'avrà capito live, l'avrà capito? Secondo voi vediamo la reazione, ma lo scopriamo là, io punto 5 punto non ci faccio sì, sì. Ah, uno che però te lo devi bagnare. Pronto? Ah, risposta. Ma che parlare? Amore, ok, parlo io, niente, mi sa fa schifo, stiamo facendo un video YouTube, doveva fare uno scherzo a un nostro amico in cui si dichiarava non è stata capace di farti questo scherzo, capito? Ma io ti ho scritto su WhatsApp, ho detto ma sono ubriaco, ho detto e ci voleva stare. Che cazzo è successo? Perché ho detto, boh, anche perché sono venuto delle storie che mi si è detto. È impazzita Luisa. Vabbè, brother, la ricontatto più tardi, non finiamo di fare il video, ok? Ok, Withers, il video finisce qua realmente, ma è per lo scherzo. Luisa non calcola più il video ormai, deve essere su WhatsApp perché deve andare a Milano, la Frank ha deciso lui, è quello che farai. Boh, vado a prendere il treno. Vabbè, niente, qui il video finisce qua. E speriamo che vi sia piaciuto. Speriamo che non avremo carie. Carie, io penso di sì. E soprattutto qualcuno che mi denuncerà, penso ancora di più. Soprattutto Valerio. Io. E niente, salutiamo i tre Withers che questa settimana sono stati attivi. Che hai fatto che non so? Aiuto, e niente, salutiamo Alicia Carboni 08. Ciao, ciao Ali. Poi salutiamo Leuzzi trattino basso Nicole. Ciao, Nicole. Ciao, Nicole. E infine salutiamo Paki trattino basso Fan trattino basso. Ciao, ciao amore, grazie mille a tutti di essere bravissimi, ricordo che se anche voi vorrete essere salutati in un prossimo video che è facilissimo, basta seguire queste regole qui, le trovate anche sotto nel primo commento, iniziate subito lasciando un bel mi piace sotto questo video ed iscrivetevi al canale perché basta cliccare in questo pallino, vedete questo video, anche quest'altro video sono super super fighi e al prossimo video.